segno, conoscimento. Ora c'è un nuovo riverbero, cioè è un nuovo, nuovamente Francesco guarda a Cristo e lo considera Signore, lo considera padrone, lo considera come colui nelle cui mani, dice il profeta Isaia, sono presenti le sorti dei popoli. Lui è il principe della pace, lui è la sorgente della gioia. Cioè lui, in questo caso, è la sorgente del santo e verace comandamento. Francesco chiede che io faccia, perché sa che la conoscenza di cui prima ha chiesto il dono deve manifestarsi nelle opere, nella santa operosità. Per questo ad un novizio che voleva avere il breviario, Francesco prima dice, poi fa un bellissimo insegnamento, dice, tanto un uomo sa quanto fa. E tanto un religioso e buon religioso quando lui stesso agisce. Questo è chiaro in Francesco, è chiarissimo, ad esempio nell'ammonizione settima, ci sono alcuni che desiderano sapere le sole parole per spiegarle agli altri. Invece quel religioso è abitato dallo Spirito Santo perché tutto quello che dice e fa non lo attribuisce al proprio io, ma lo restituisce al Signore. Cioè Francesco è profondamente convinto che la volontà di Dio non va soltanto conosciuta intellettivamente, ma deve portare alla santa operosità. E il fare deve essere ispirato da Dio. Ecco perché actiones nostras, quaesimus domine, cioè ispira le nostre azioni e accompagnale con il tuo aiuto, affinché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Cioè soltanto Dio può dare la chiave per la santa operosità, perché se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori; se la città non è costruita dal Signore, invano veglia il custode. Quindi l'uomo può fare soltanto se è abilitato da Dio. In questo modo abbiamo un perfetto equilibrio tra il creatore e la creatura. Il creatore ispira e la creatura è colui che fa. Se in ottemperanza al comando che ha ricevuto dal Signore, che è un comandamento, mandatum, santo e verace. Santo perché viene da Dio, ma anche perché santifica, anche perché porta la gioia, ed è verace perché proviene da Cristo che è la verità stessa. È verace perché porta alla realizzazione della persona e perché conduce l'uomo ad essere felice secondo la volontà di Dio. In questo modo noi abbiamo realmente condensata questa che è la richiesta del Francesco Giovane, questa sua esperienza di preghiera che naturalmente scandisce il primo periodo della sua vita. Io vi consiglio di, durante questo tempo, di ritornarci, di rileggerla, di farla scendere nel cuore. Ritorniamo sui due pilastri. Il primo, la preghiera cristiana. Secondo, una preghiera che è scandita da un cammino graduale. E poi cerchiamo veramente di immergerci in questa ricerca costante della volontà di Dio. Perché alla fin fine anche il Francesco della maturità, Francesco chiederà a Chiara,
volontà di Dio. Francesco la chiederà a Silvestro. Francesco sale sulla Verna per sapere se sta realizzando la volontà di Dio. E questa è un'analisi che noi dobbiamo fare. Leggendo questa preghiera di San Francesco, vediamo che questa preghiera è stata realizzata da Gesù. Da Gesù crocifisso di San Damiano, da quel Gesù glorioso. È stata realizzata da Francesco nella contemplazione amorosa di quel Gesù e che può essere realizzata da noi se ci lasciamo plasmare dalla grazia veramente dello Spirito Santo che grida dentro di noi con gemiti inesprimibili. Per concludere ci vogliamo sempre affidare a Maria, questo tabernacolo della Divina Presenza, questa casa tutta abitata da Dio. Nessuno è riuscito, io non mi stancherò mai di dirlo, nessuno è riuscito come Maria a penetrare il mistero della vita di Gesù. E allora veramente chiediamo a lei di poter pronunciare questa preghiera della conversione di Francesco, di crescere nella coscienza che dobbiamo convertirci. Crediamo veramente la grazia di questa autentica conversione a Maria, lei che si è lasciata illuminare dallo Spirito Santo, che è stata adombrata dalla grazia dello Spirito Santo, lei che è stata una donna di fede, di speranza e di carità, lei che è stata la donna del senno e del conoscimento, dell'esperienza di Dio e del ricordare la parola di Dio, il serbare nel cuore, lei che ha fatto il santo comandamento con il suo fiat incondizionato e totale, ci ottenga la grazia di seguire, dice Francesco, vestigia eius, cioè seguire le orme di Gesù Cristo e passare così dalle nostre piccole e grandi croci alla gloria della risurrezione. Ave Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio Maria, che sei Vergine fatta Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme col Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito. Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ave suo tabernacolo, ave suo palazzo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre. E saluto voi tutte sante virtù che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli, fedeli a Dio, vi diventiate.